Vi ricorda qualcosa il numero 65? Fatemi vedere. 65. Nessuno mi risponde. 65. Chi se la ricorda? Sono passate 30 lezioni, non 69, 65. Ma non l'anno 65, la lezione 65 è quella che ha un grafico indimenticabile, che quando me la postate io so già che lezione è senza dover chiedere. E qualcuno se lo ricorda? SFR no. RPM al minuto? No, 65 RPM al minuto. Niente. Ci fosse stato Omar, si sarebbe ricordato. Eccola qui. Vi ho anche coperto il grafico, invece niente. Niente soddisfazione. Allora, la 65 è quella bellissima dove si va a lavorare in zona completamente anaerobica, in zona 5, 90%. Allora, vi chiedo zona 5, ma 90%, non di più, perché comunque anche mantenendo il 90% è molto 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 faticosa. Si va a lavorare in zona 5 tutta fuori sella, era la lezione della Tizi. Chi ha i rulli dovrebbe farcela, perché le pedalate saranno 70 al minuto. Se non dovesse farcela, la fa in sella aggiungendo resistenza, ok? Comunque è quella che si fa praticamente fuori sella i picchi in zona 5, 90%, con le 70 pedalate al minuto. E le ripetizioni andranno prima ad aumentare i minuti, quindi un minuto, due minuti, tre minuti, quattro minuti, cinque minuti. Al cinque minuti poi si ripeteranno i cinque minuti e si tornerà indietro. 4, 3, 2, 1. L'intervallo di recupero è solo di un minuto. Va bene? Siete contenti? Fatemi vedere. Non siete contenti? Allora, fatemi vedere qui com'è la bicicletta. Un'altra no? No, no, no. L'abbiamo fatta 30 lezioni fa. È ora di rifarla. Non vi pare? Su, su. Che questa settimana non c'è la maratona e quindi possiamo lavorare sodo. Poi io oggi non sono stanca. L'altro giorno ero stanca, ma oggi no. Quindi possiamo andare. Allora, no, non possiamo andare, mi sono dimenticata un pezzo, aspettate, perdo pezzi, ok, adesso ci siamo, pronti, accendo la musica e si parte. Togliamo la resistenza, mettiamone poca. E andiamo. Le pedalate sono 100 al minuto. Mister Capitano mi chiede, hai già fatto l'appello? Il maestro Mauri c'è. Il Piero non lo so. Non l'ho visto. La seconda fila. Anche la seconda fila non l'ho vista. Pinocchio stacca il cartello, no no! Still here we are, my friend, over 10 years down the road. Ma no! Vedrete che vi divertirete un sacco! Love, gotta give it to you, don't
manteniamo il ritmo. Anzi, pian piano lo prendiamo il ritmo. Ecco che Omar ci dice che c'è la seconda fila. L'acqua ce l'ho. È arrivato anche Marco da Torino. Marco, sono sicura che questa sera la musica ti piacerà particolarmente. Io in che fila sono? Claudio da Genova. Ascolta Claudio, visto che in seconda fila c'è Gianluca, che è di Genova, potreste fare il viaggio assieme e quindi ti metterei anche te in seconda fila. Allora, visto che ci stiamo scaldando, salutiamo Francesco, che mi dice di salutare Alessia e Claudia. Ho letto giusto? Anche Nicoletta vuole andare in seconda fila, perché anche lei è ligure. Ora non è che può essere infinita la seconda fila, eh. Massimo 10. Massimo scrive: mettete i like, è un ordine. Ok. Si rallenta. Le pedalate diventano 90 al minuto. Ricordatevi che abbiamo 10 minuti per arrivare in zona 3. Visto che poi staremo fuori sella per 20 minuti, io direi di stare comodamente qui. Anzi, ho sbagliato, per 30 minuti. Certo che c'è anche la terza fila. Pian piano, regolate la resistenza fino a prendere il ritmo. Ok, Antonella mi chiede, ci spieghi le zone? Sì. Allora, tanto abbiamo ancora 5 minuti. Le zone corrispondono a range di frequenza cardiaca in percentuale, ok? Lasciando stare la prima e la seconda, ok? Andiamo subito alla terza, che arriva al 79%, quindi va da un 69 a un 79% della frequenza cardiaca massima. La 4 va dall'80 all'89% sempre. La 5 va dal 90 al 97%. La 6 va dal 98 al 100%. Generalmente i cardiofrequenzimetri dividono le zone in 5. La cosa che viene fatta è dividere la zona 5 in una fascia più alta, ok? Che è lo sprint, il do tutto. Accendere il cardio però. Su su. Cosa chiedi un po' per piacere, per favore? Ecco che è arrivato il Piero.
proprio per non rispondere alla domanda iniziale. Giuseppe ci dice che la sua famiglia è al completo. In tantissimi pedalano con i propri figli. È bellissimo. Dobbiamo salutare Bea, che ha 13 anni. Ok, si cambia ritmo. Iniziamo ad entrare nel nostro lavoro. Le pedalate diventano 75 al minuto. Chiudo. Ricordatevi, solo zona 3. È il nostro obiettivo. Chiaramente cosa faremo? Visto che il ritmo sarà bene o male questo, chiuderemo prima di alzarci, resistenza, e la toglieremo quando scendiamo. Ok? Ritmo! Massimo chiede se in ultima fila c'è un posto per Monica. Ma sì! Glielo teniamo! Aggiustiamo la resistenza. Abbiamo Mattia da Pavia, che è la prima volta dal vivo. Ciao Mattia. È arrivata anche Vale. Rilassate le spalle. Concentratevi sulla pedalata. No, no, ci sono sempre, Davide. Non sparisco. Ci siamo quasi, Siamo pronti? Ricordatevi, 90% e non di più, perché è lunga e faticosa. Ok? Luca dice, ma quelli della prima fila assolutamente non sono i cocchi delle maestre? No, io non faccio differenze. Nella prima fila ci sono solo donne, però non sono le mie preferite. Ok, 20 secondi, poi si chiude e si cerca di arrivare al 90%. Non ci riusciremo la prima, però ne abbiamo tante. Pronti? Pronti? Chiudo. Tanto. Su. Ritmo. Forza. Un minuto. Solo un minuto. Chiudete. Chiudete. Secondi ancora. Andate di resistenza, tanta. 10 secondi. Am I losing my cool right down
mi siedo, tolgo. Pedalo, pedalo. Sabrina sta usando l'Omar, mi scrive che è già al 92%. E l'altra tester. Giuseppe da Novara, ciao. Anche Tiziana all'Omar. 90% raggiunto. 10 secondi. Ci siamo. Chiudo, chiudo, su. Ricordatevi, ritmo sempre uguale. Quello che fa differenza è la resistenza. 2 minuti. Due minuti.
dobbiamo salutare Matteo e Alberto che ci saranno con noi. Un minuto e mezzo. Forza! Il Piero dice che fa caldo. Fa caldissimo! Ma noi non molliamo! Perché manca ancora un minuto! Fa niente Graziella! Non è l'importante la bici! L'importante è essere qui e pedalare! 40 secondi! Sì, Davide! Anche dopo le live! Ciao Monica! Ancora 10 secondi! E stop! Giù! Inizia ad essere impegnativa! Vediamo! Gianluca mi dice anche saluta la ciclista erbese
sempre presente. Ciao! Basta, perché non ho più fiato, Vero? Concentratevi! Tiro! E spingo! Ancora un minuto! Forza! 30 secondi! Aurelia, faccio fatica! Infatti ogni tanto riperdo i messaggi, Dai! 10! Tolgo. Come va? Fa caldissimo. E si fa anche fatica. Perché facesse solo caldo, non sarebbe un problema. Ok. Sapete cosa ci aspetta, vero? Giuseppe, sabato era sabato! Li ritroveremo tutti sabato prossimo! 10 secondi! Ci siamo? Chiudo! Tanto! E salgo su, 5, ma se fossero 5 non sarebbero un problema, è che ce ne sono altre 5 dopo, dai! Solo 4 minuti. Anche il maestro Mauri apprezza la nuova musica. Forza. Mantengo. Siete voi fortissimi! Ancora 3 minuti! Gianluca, la prossima maratona sarà il 2 maggio. Thank you.
Urgio. Sentirete il mio fettone con la musica. Due minuti. Monica, scrivi tu perché dai in piedi. Zona 5. Scrivono in pochi. Oggi ho detto che era una passeggiata allegra, molto allegra. Andrea, lo metterò. O lo dovete mettere voi? Un minuto. Nuova live. Ciao Steffi. Un minuto. Bruciano le gambe. Tanto. Lascio lo sudore e bevo. Un minuto. Maria Luisa dice salutami Chiara che non vuole fare i compiti.
Chiara, un po', dai, fagli adesso che la tua mamma pedala, così dopo hai tutte le sostenzioni. So. Pietro no. Pietro mi chiede se faccio anche lezione la mattina. Sono da sola, non ce la faccio. E poi gli allenamenti devono essere dosati. Forza! È arrivato anche Fabio. Noi siamo a metà strada, Fabio, eh. Niente sconti. Niente. Sapete che io non tolgo se non ai recuperi. Per il resto aggiunga sempre. 2 minuti. Abbiamo anche chi ci segue da Honduras. Ciao! La Tizi c'è! 1 minuto e mezzo! Penserete, adesso è in discesa, pensate male, perché quei 4 minuti vi sembreranno 5, ma giuro che non varo, sono 4 minuti di cronometro, 10, 4 minuti! Dopo live mantengo
si molla. Abbiamo ancora poco più, 2 minuti e mezzo. Sì, sì, era più leggera la maratona, certo. Lavoriamo su capacità differenti. La maratona era un mantengo, uno sforzo quasi costante, quasi tutto aerobico per tanto tempo. Qui stiamo andando a lavorare invece sulla resistenza all'acido lattico. Quanto manca? Maria Luisa, 2 minuti. Recuperate,
Ok? Due minuti! Ma sì, Marco! Un minuto e venti! Ciao Gabriellina! Un minuto! Ora è molto facile stare al 60%, al 60, al 90%! Tiro e spingo, mi ricordano sempre. Trenta secondi. Bevo, mi asciugo il sudore e recupero. Praticamente, perché mancano ancora due minuti. Chiudo, salgo, so. Per togliere grasso sui fianchi, pedala. Vedrai con costanza, cura un po' l'alimentazione. Luca Sim! Ciao Luca! That's how you rock it, babe. Su, su Marco! Siamo già arrivati! Fa niente Rosario, va bene così! L'importante è dare quello che si riesce. Il giorno che si riesce si dà tutto, il giorno che non si riesce si dà quello che si ha. Giù!
ci siamo, eh! Un minutino! E poi abbiamo finito! Ci siamo arrivati tutti al finale? Secondi! La musica ci ha salvati! Sempre ci salva la musica! Ok, l'ultimo minuto! Chiudo! Salgo, so. Non ti preoccupare del cardio, Piera, che dalla fatica da 1 a 10, 9. Alessandro, non posso, Dance 90, per i copyright. Dieci secondi. Ok, scendo, tolgo. Lasciamo le gambe, manteniamo le 70 pedalate al minuto, arriviamo in fondo col tiro e spingo, che non è il tiro e spingo. Forza! Maurizio dice fatica da 1, 10, 12. Beh, facciamo i conti. Questa sera abbiamo fatto 30 minuti fuori sella, 30 minuti al 90%, con recuperi veramente corti. Quindi sì, era faticosa, tanto. Salutare Cristian per Pasquale. Grazie mille a voi. Ok, lascio andare, tolgo tutto e lasciamo andare le gambe. Torniamo a casa. Lasciatevi trasportare dalla musica, che è bellissima. 100 pedalate al minuto, si ritorna a casa. Grazie a tutti voi. Ricordatevi sabato alle 6. Raffaella dice i 4 minuti più lunghi della quarantena. Questi. O i 10 del riscaldamento.
se domani qualcuno volesse allenarsi, cosa consiglio? Quella di oggi è stata tosta, 70 pedalate al minuto. Consiglierei di fare una cosa più veloce o anche uno switcher dove si alternano le pedalate e di non stare al di sopra dell'80%. Quindi un lavoro in zona 3. Anche perché io sabato non vi farò lavorare in zona 3. Ci sono i ragazzi che vi ricordano i like, perché hanno paura che sabato faccia fare una passeggiata molto molto più allegra. Maratona sempre facile, perché si devono portare a termine e tutti devono riuscire ad arrivare in fondo. La maratona non è un allenamento di questi, è un allenamento sulla lunghezza, è un allenamento di testa. Perché 3 ore di bicicletta outdoor sono una cosa, 3 ore di bicicletta indoor sono un'altra. Carlo ci dice che c'è ancora. Bene, non avevo dubbi. Leggo sempre gli stessi messaggi, non è vero. Li leggo tutti quelli che riesco, perché scorrono velocissimo. Ad esempio quello di Domenico, le vogliamo sempre più allegre. Va bene, sarà fatto. Christian, lo faccio così, sono contenta, il più bel regalo che mi potete fare è partecipare, no? Ok, rallentiamo, fino a fermarci, abbasso un goccio, Ok, ho abbassato troppo ma fa niente, tanto. Allora, respirone, su e giù, ancora su, tiro, non riesco a leggere da qui, scendo, apro le spalle. Stop. Qui. Piedi paralleli al terreno, mi alzo sui pedali, gamba davanti piegata, dietro tesa, tallone della gamba dietro verso terra. È arrivata anche la Gemma, ciao Gemma. Prima o poi li riconosco tutti, Mezzo giro, cambio. Qui, mezzo giro, scendo. Stacco i pedali, scendo dalla bike. E tallone al gluteo, se ce la facciamo ancora. Ginocchio al petto. Maddalena, la prossima volta live sabato alle 6, su. È arrivato anche Claudio di Correre Oleggio e dintorni. Oleggio vicinissimo Menia, su. Scendo, respirone ultimo, su. E fuori tutto giù.
Bravi! Ci vediamo sabato alle 6. Ciao ciao! Se hai ancora 5 minuti, rendi l'allenamento di indoor cycling ancora più efficace con questi esercizi.